Rifacciamo quella cosa dell'altra volta che ci era piaciuta? Quella della porta, ok? Vai, allora attenzione. Immaginatevi di essere in America, ok? In una palazzina classica americana. Ci sono quattro amici che sono dentro una casa insieme a una ragazza molto carina bionda. La ragazza molto carina bionda abita alla porta di fronte. E solitamente c'è questo personaggio che arriva alla sua porta e inizia a fare... Luca? 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 No, no, io non abito qui. Lì ci abita Penny. Luca e Penny? Come Luca e Penny? Come Luca e Penny? No, allora, Sheldon, per favore, dai, non possiamo aprire adesso. Siamo nel pieno della gara di Cosplay City. Qui non... Ci sei? Non ti sento più. Luca, Penny e Leonard? Luca, Penny e Leonard? Luca, Penny e Leonard? Sentite una batteria. Sentite una voce familiare? Ebbene sì, è proprio lui. È la voce di Sheldon Cooper, la voce di Naruto, la voce di tantissimi personaggi del nostro meraviglioso mondo. Fateglielo l'applauso al nostro carissimo amico Leonardo Graziano. Ciao, ciao Basinga. Questa non te l'aspettavi, neanche tu, però, neanche io me l'aspettavo, però ci fa sempre molto piacere. Beh, è un onore essere qui, mamma mia quanti siete, che bello, ma che organizzazione, hai visto, pazzesco, che bello il parquet, mamma mia. Però dobbiamo prepararcelo un siparietto. Ma tu sei pazzesco, hai visto? Mi fai sfigurare a casa. Hai visto che eleganza, guarda che figura, sembro quasi magro. Dimagritissimo, niente, sfiguro. Sto tipo soppressata con la giacca. Senti, ma ce lo prepariamo un siparietto una volta tanto? Guarda, come si deve? Li facciamo sempre in realtà che non preparati, quindi insomma. Anche non preparati? Sì. Allora, Leonardo, che ci dici? Che prossimo progetto al volo, cotto e mangiato? Tanti progetti in questo momento, extra doppiaggio anche. Nel doppiaggio, per fortuna, ci sono tante cose belle. C'è la nuova stagione di Sense8 che sta andando in onda. C'è stato uno special, stiamo facendo le nuove puntate. Shadowhunter, che è stato un bel successo per Netflix. Code Black, un'altra serie. E poi finalmente, per quanto riguarda i cartoni animati, è tornata la nuova stagione di Naruto. Credo che dall'8 o 9 marzo andrà in onda. Finalmente ritorna Naruto Shippuden in televisione su Italia 2. E so che hai dato ultimamente la voce anche ad Artemis, giusto? Artemis di Sailor Moon. Sì, avevo fatto il provino per Tuxedo Mask. Nomi, per carità, rigorosamente originale. Toei, quest'anno proprio è stata molto presente. E Artemis, e mi è piaciuto particolarmente quello di Artemis. Credo che prima o poi Ubaldi mi denuncia perché gli sto rubando tutti i personaggi. Va bene. Il diavolo della Tasmania l'ho fatto io. Gli ho preso Artemis. Credo che prima o poi troverò un ticchettio strano sotto la macchina. No. Ebbene, fa molto, molto. Ma ecco, che bello. È arrivato il ticchettio. Il ticchettio, esatto. E allora, Leonardo, questo è più una bussata. Senti, sei pazzesco. Grazie, insomma. Che meraviglia. Mamma mia. Dobbiamo... E complimenti, perché è un'organizzazione pazzesca. Hai visto veramente tutte quante le community? Posso dire una cosa? Dimmi. Un grande applauso ai cosplayers, perché fanno veramente un lavoro difficile, sia per farsi i costumi, sia per gli accessori, sia per la passione che ci mettono all'interno di questo mondo che è variopinto, variegato, e veramente a volte ci fanno veramente sognare. Sono proprio bravi, che poi so che sono dei trampolini di lancio magari per fare altri mestieri. Non si sa, magari parte come un hobby, è una passione, un gioco, però un grande applauso ai cosplayers d'Italia, del mondo, perché veramente è una disciplina che veramente sta prendendo sempre più piede ed è giusto rispettare una disciplina così bella. Esatto, e devi sapere che piano piano i cosplayer non solo si esibiscono solo sul palco, ma creano delle vere e proprie community, come vedi in quella zona, che si stanno preparando.